All'affluenza si è attestata attorno al 42%, come commenta questo dato? Ma sicuramente è un dato che deve farci riflettere perché indubbiamente c'è un costante calo di affluenza ad ogni lezione. Questo è un dato che purtroppo spesso gli dedichiamo poca analisi, poca attenzione perché poi siamo interessati dal risultato elettorale. Dovremmo dedicarci più attenzione tutte le forze politiche, che è una questione che ovviamente riguarda in generale la vita politica e democratica di un paese. La democrazia è partecipazione, principalmente quello la distingue. E laddove c'è un'affluenza minore alle urne sicuramente è un dato da riflettere. Vediamo cosa, diciamo, dal punto di vista elettorale, cosa ha significato, quindi se sono maggiori gli elettori del centro-destra, del centro-sinistra, che non si sono recati alle urne, quindi cerchiamo poi di capire man mano che lo spoglio andrà avanti. E un commento sulla campagna di questi ultimi mesi? Ma io penso che la campagna sia stata una campagna comunque corretta tra le coalizioni. Il nostro candidato sindaco sicuramente si è distinto per una pacatezza, una moderazione con la quale ha espresso la propria linea, il proprio programma elettorale e anche la necessità di cambiamento che in qualche modo ritiene di incardinare e di rappresentare per la città. Quindi penso che generalmente ci sia stata una campagna elettorale sostanzialmente corretta. Quindi vi potete ritenere soddisfatti? Ma ora attendiamo ovviamente il risultato elettorale per dire se lo siamo oppure no.